Amiche di Veg Italiano, bentornate. Perché amiche e non amici? Perché siete tutte donne, questo è quanto, è la verità. E quindi che succede? Grazie a tutte per le nuove iscrizioni. E sono molto contento perché continuano a aumentare. Meno faccio video e più aumentano le iscrizioni. Oggi una ricetta di una nostra grande fan, si chiama Annalisa da Orbetello. In realtà la farina non è del suo sacco, ma della figlia Arianna. Facciamo un po' le dediche come nelle radio degli anni 80, vi ricordate? Dunque, Orbetello, io ci sono stato, è un bellissimo posto, ed è lì che ho conosciuto Elton John perché stava suonando il piano alle anguille. Anche lui è un grande amante degli animali. E dunque, andiamo a vedere questa ricetta molto semplice. È una zuppa, ci stiamo avviando a passi da gigante verso la primavera, però fa ancora freddino, quindi utilizzeremo il cavolo nero. Andiamo a vedere come fare questa buonissima zuppa. Allora, cominciamo. Se vi sembra che qualcuno stia sgranocchiando qualcosa, è Ben che sta sgranocchiando le crocchette. Mettiamo olio Evo e quindi mettiamo il porro. Ora che il porro è demotivato, ci andiamo ad aggiungere la zucca e lasciamo cuocere. Io la sto seguendo pedissequamente, poi però farò una piccola modifica finale, ma io a voi vi lascio la ricetta originale. Io ci metterò la pasta, mentre Arianna ci diceva di mettere alla fine servire con crostini di pane. Io non ce l'ho, per cui ci metterò le fettuccine tagliate piccole, insomma, che a me piacciono proprio tanto. Allora, questa zucca adesso la lasciamo cuocere per 10 minuti. Ora devo aggiungere 1 litro di acqua. Un dado vegetale e le erbette, che è alloro del giardino di Marco, e sì, il rosmarino e l'alloro, legate con uno spago. Io sono maschietto e lo spago non l'ho mai posseduto. Ora facciamo cuocere a fuoco medio, diciamo per una mezz'ora. Bene, ora che è passata mezz'ora ci aggiungo il cavolo nero o cavolo toscano e i fagioli. Attenzione, attenzione, scoop. Allora, questa ricetta prevede i ceci, ma siccome io avevo i fagioli cannellini messi a bagnomaria dall'altro ieri e ieri li ho lessati per un'altra ricetta, con un po' di carota e rosmarino e foglie d'alloro, e poi ho utilizzato questi. Ho chiesto ovviamente il permesso, mi è stato detto, però la ricetta originale è con i ceci. E adesso bisogna aspettare un'altra mezz'ora. Quindi, dopo aver messo 60 euro di 350 grammi di cavolo nero di Natura Si nella zuppa, io ci vado a mettere la pasta, per cui diventa una minestra, non più una zuppa. Ho chiesto il permesso ad Arianna Vegan Kitchen e adesso aspettiamo i 5-6 minuti indicati sulla confezione. Ovviamente non sono fettuccine o pappardelle all'uovo, queste sono quelle normali. Non me ne vorrà Arianna perché sicuramente sarà più buona con i crostini, come troverete descritto in descrizione. E questo è il meraviglioso risultato
della zuppa diventata minestra. Diary Vegan Kitchen, una graditissima collega vegana, molto più brava di me. E io ci metterei una spolverata di pepe e anche il lievito alimentare, che per noi è il parmigiano. Molto molto buona, delicata, gentile, veramente bei colori, davvero una bella idea. La rifarò sicuramente e con i crostini. Iscrivetevi al canale se non l'avete già fatto, vi ringrazio di nuovo perché ci continuano a iscriversi persone e questo mi fa molto piacere ovviamente. E suonate la campanella se volete essere aggiornati sulle nuove ricette e io vi auguro una buonissima serata.